L'Abruzzo si conferma la casa della pallamano italiana. Con l'arrivo della nazionale femminile a Chieti lo scorso 27 febbraio si è aperta la intensa settimana che vedrà transitare sul territorio tre selezioni azzurre. Alle ragazze allenate da Giuseppe Tedesco infatti si aggiungeranno la nazionale senior maschile e, sempre tra gli uomini, quella di beach handball che prepara gli europei del maggio prossimo. Arriveranno in regione solo in questi giorni circa 100 tra atlete, atleti e rispettivi staff tecnici, e tutti con obiettivi di prim'ordine. Detto del beach, focalizzato sulla kermesse continentale di maggio in Portogallo, a catalizzare gran parte dell'attenzione è inevitabilmente l'Italia indoor maschile. Gli azzurri infatti il prossimo 9 marzo sfideranno la Lettonia, la Pala Giovanni Paolo II di Pescara, per le qualificazioni agli europei di Germania 2024. Partita da vincere assolutamente per la selezione guidata dal CT Riccardo Trillini, che in organico annovera due abruzzesi: il 22enne portiere Andrea Colleluori, originario di Città Sant'Angelo, e l'ala sinistra Tommaso De Angelis, 17enne teramano e astro nascente della pallamano italiana grazie anche al lavoro dell'Accademia Federale Campus Italia, che fa base al Centro Tecnico Nazionale di Chieti. Noi sappiamo che se vogliamo avere delle chance dobbiamo prima battere la Lettonia, e dobbiamo essere bravi a capire che in campo internazionale ogni volta è una nuova sfida. La sfida del 9 marzo sarà presentata giovedì mattina nella sede del Comune di Pescara, alla presenza delle autorità politiche cittadine. Biglietti già in vendita attraverso il circuito Viva Ticket, promozione attivata dalla federazione che garantirà l'accesso gratuito a tutti i minori di 15 anni. Il 1 marzo a Chieti è atteso anche il presidente federale Pasquale Loria, che farà visita alle tre formazioni azzurre impegnate in Abruzzo, di passaggio alle donne, che nel weekend voleranno in Portogallo per un torneo internazionale in preparazione alle prossime qualificazioni mondiali.